Sei alla ricerca di buone letture in questo tempo di quarantena? Forse hai finito la fatidica pila di libri sul comodino e non sai cosa leggere? Allora le due novità editoriali della Graphate Edizioni sono proprio quello che fanno per te. Salve, sono Roberto, l'editore della Graphate Edizioni. La mia passione è quella di pubblicare testi che rispondano a particolari curiosità nell'ambito della saggistica, della narrativa, della spiritualità e anche un pizzico di cucina e poesia. Per me quel che conta è la qualità dei libri pubblicati e non la quantità. Per questo motivo i nostri libri possono essere definiti di nicchia. Oggi voglio parlarti di due pubblicazioni che mandiamo in libreria anche in questo periodo di distanziamento sociale, perché sono convinto che i libri siano utili anche in tempi come questi, perché sono medicine per il cuore e per la mente. Gli argomenti dei libri che arrivano in libreria sono storia e poesia. Goffredo di Buglione è il nuovo titolo della collana I Condottieri, diretta da Gaetano Passarelli. Autore del saggio è il dottor Sergio Ferdinandi, che analizza la figura dell'uomo chiave della prima crociata, che possiamo ben definire, come recita il sottotitolo, il cavaliere perfetto. Dopo il libro di storia, passiamo a quello di poesia. Le ore in testa è il titolo della silloge poetica di Luisa Sparavere. Testo che è insieme parola e immagine, ore in testa e ore nel cuore, perché la poesia, lo sappiamo bene, ci mette a confronto con noi stessi in maniera profonda. Ricorda, non leggere domani quello che puoi leggere oggi. Vai in libreria, vai sugli store online oppure vai sul nostro sito www.grafe.it e acquista la tua copia di Goffredo di Buglione o le poesie, le ore in testa.